no? A un certo punto è caduto facendo uno scatto e è rimasto il balone in mano. Pochi hanno capito ed è caduto, non c'è niente da fare, perché gli è rimasto il balone in mano? Perché con le sollecitazioni di carbonio, se io lo comprimo, lo tiro, ha una faccia superiore all'acciaio, faccio quello che voglio. Invece se io, siccome col manubrio quando scatto lo afferro e faccio questo lavoro qua, sottopongo la mia forcella a taglio e ai capelli si rompe questo manotto qua. E un altro punto delicato, visto che abbiamo detto, toccato questo tasto qua, è questo punto qua. Ecco, oggi in laboratorio si ottengono degli adesivi che hanno tenuta incredibile. Vi faccio un esempio. Questo tubo qua, se io lo incollo, questo è un diametro 30, supponiamo, per un centimetro, cioè lo infilo in un altro tubo per un centimetro, per staccarlo, è un test che abbiamo fatto in fabbrica noi, ci vogliono 2,5 tonnellate, non 2,5 kg. Vuol dire che è fatta più che la radiografia ai raggi infrarossi o roba simile, perché gli ultrasuoni sono quelli che garantiscono il peso al 100%, perché se si stacca la mattonella, abbiamo sentito quando tanto sulla Luna uno che è staccata, cosa vuol dire anche fare un telaio su misura, perché avete, quanti anni avete? 13-14 anni. Come si costruisce il telaio? E quando dico come si costruisce il telaio, intendo come si costruisce il telaio da corsa. Per fare un telaio da corsa, innanzitutto viene da me un ragazzo come voi che vuoi correre, gli prendo le misure. Cosa, le misure prendo? Prendo l'altezza, più che l'altezza prendo le braccia, dopo qualche lavoro già, se voi avete bici di 30 anni fa, avevano le congiunzioni, erano risultati per in acciaio con una pipa, chiamiamola volgarmente, ma era una congiunzione, dove veniva inserita dentro il tubo e veniva.